correlati, anzi è uno diciamo di quei pensatori, di quei grandiosi filosofi vissuti diciamo in un'età dove lui diciamo scriveva nel candelaio in un secolo pernicioso, che appunto ha legato questi tre appunto diciamo esperienze umane, personali, ma anche esperienze diciamo di ricerca filosofica. Anzi, farò una piccola premessa anche per collocare bene diciamo questo personaggio, perché io mi ricordo quando ho avuto la prima volta l'occasione di incontrare Giordano Bruno, è stato molti anni fa per la verità, nel 1973-74, quando ad Altamura un gruppo, eravamo molto giovani allora, diede vita a quello che allora si chiamava ORA, Organizzazione Rivoluzionaria Anarchica, e avevamo bisogno di una sede, e la sede che noi trovammo fu proprio in via Giordano Bruno numero 15, e quindi fu una, per noi una, perché mi ricordo quando noi avevamo diciamo altre sezioni in Italia di questa organizzazione, e quindi quando comparivano tutte le sezioni con i vari indirizzi, era bello pensare che la sezione di Altamura era collocata in via Giordano Bruno numero 15. Naturalmente nessuno di noi, io personalmente non avevo mai letto niente di Bruno, eppure sopravviveva, diciamo, e questo è uno dei suoi tratti, della sua eredità, un po' costruita da lui stesso, ma costruita soprattutto dai suoi, diciamo, come dire, critici, e non soltanto critici, come vi dirò, diciamo quella della costruzione di un mito di questo personaggio che sopravvive ancora oggi, cioè il mito di un martire appunto della verità, che è morto appunto per difendere la verità contro naturalmente l'inquisizione della Chiesa romana cattolica, e questo mito è sopravvissuto, no? Io lo, per anni quando pensavo a Giordano Bruno pensavo appunto al martire diciamo della verità ucciso appunto sul rogo il 17 febbraio del 1600. Poi proprio in quegli anni, penso nel 1973 se non sbaglio, Giuliano Montaldo diciamo fu regista di un film penso io ancora straordinario, che è appunto dedicato a Giordano Bruno. Tra l'altro in quel film ad aiutare il regista a costruire anche la sceneggiatura, i testi, furono anche tanti bravi ricercatori e studiosi grandissimi di Giordano Bruno, fra cui per esempio Nicola Badaloni, che fu il professore di Maurizio Iacono, ma fu anche il mio, anche di Silvia, negli anni in cui fortunati noi ancora lo potevamo seguire nei primi anni Ottanta a Pisa. E quindi quel film si presentava come un grande film anche diciamo filologico, che presentava un po' la vita, ne raccontava soprattutto gli ultimi 8 anni della sua esistenza, quando Bruno dal 1592 al 1600 restò per 80 mesi nelle carceri dell'Inquisizione, prima veneta e poi romana, e quindi ebbi l'occasione diciamo di confrontarmi con un altro elemento, ecco, il cinema a volte restituisce, raramente succede, però in quell'occasione è qualcosa che io faccio vedere ancora ai miei ragazzi oggi, e chissà quante volte io torno a vederlo, a tal punto che nonostante non abbiamo nessuna immagine di questo filosofo, le immagini che abbiamo risalgono diciamo molto tempo dopo la sua morte, e sono riprese appunto soprattutto riferendosi al mito di questo personaggio, a volte grandioso, come è successo per il monumento a Giordano Bruno in Campo dei Fiori a Roma, no? Questa immagine imponente, un po' austera, diciamo, di questo personaggio che ci guarda in qualche modo dall'alto della sua grandezza. Ecco, ho sempre legato, non riesco a fare diversamente, la sua immagine paradossalmente a Gian Maria Volonté, diciamo, e quindi veramente io non riesco, diciamo, a dissociare Giordano Bruno soltanto dal volto, ma soprattutto dalla grandissima interpretazione che Gian Maria Volonté diede in quel film. Penso, poi anche conoscendo un po' le opere, leggendo Bruno, ho avuto quasi una conferma, quasi che, come dire, il tema di cui accenneremo
successivamente della metempsicosi o della metasomatosi di cui parla Bruno, quasi che si sia incarnata appunto nel volto di Gian Maria Volonté, che lo diciamo presenta sia sotto l'aspetto umano ma anche sotto l'aspetto diciamo delle molteplici forme che assume la sua personalità anche in quel film. Vabbè, questo diciamo come premessa. E quindi questo che cosa significa? Significa in ogni caso che se noi volessimo veramente avvicinarci a questo personaggio, non potremmo fare a meno di confrontarci con quella che la storiografia ha costruito, diciamo nel bene e nel male, nel bene e nel male diciamo rispetto a questo personaggio, in quanto già subito dopo la morte di Bruno si crea questo mito e addirittura, per esempio, già ancora nei primi anni dell'Ottocento ci fu un autore di lingua tedesca che pubblicò un libro dal titolo La leggenda tragica di Giordano Bruno, dicendo appunto che Giordano Bruno non era stato affatto arso vivo nel famoso rogo di Campo dei Fiori, ma era morto come Don Giovanni, vecchio, tranquillo, in un tranquillo appunto convento domenicano, era morto di vecchiaia in qualche modo. E nell'Ottocento si scoprono invece i documenti, ancora oggi in parte segretati dal Vaticano, in cui appunto si attestava il processo, sono usciti poi fuori i costituti appunto veneti, i costituti diciamo dell'Inquisizione romana, che sono documenti oggi, come dire, che tutti possono leggere, in cui si attesta diciamo gli 80 mesi di interrogatori cui Bruno fu sottoposto, naturalmente anche con torture come si usava diciamo in quell'epoca. E quindi ecco, ci siamo necessariamente imbattuti in tanti Bruno, per così dire, no? C'è il Bruno del Settecento, il Bruno dell'Illuminismo, no? Che vede non soltanto nel Rinascimento ma anche in personaggi come Bruno un antesignano diciamo della modernità, colui che è alla base della genesi della modernità, il rischiaramento e l'illuminismo in qualche modo che vede nel Rinascimento una sorta diciamo di aurora, ecco, di quello che poi è stato il dispiegamento pieno della razionalità e della ragione illuministica nel Settecento, e vede in Bruno e altri come Bruno, Alberti per esempio di cui parlava ieri Maurizio, Guicciardini, naturalmente Machiavelli, come coloro che hanno anticipato temi fondamentali diciamo che costituiscono il patrimonio della nostra modernità. Tutto questo naturalmente si è un po' sbriciolato poi nell'Ottocento, quando invece diciamo, le ricostruzioni storiografiche non hanno più visto il Rinascimento come genesi del mondo moderno, ma come dire, coloro che hanno sì iniziato a fare, diciamo, introdurre questo processo, però il mondo moderno, poi l'abbiamo visto anche come diceva Maurizio ieri a proposito delle finestre, nella fondazione della scienza moderna. Per cui Bruno fu relegato già a partire dall'Ottocento in quell'ambiente, come dire, magico, alchemico, astrologico, tipico diciamo delle filosofie rinascimentali, diversamente da quando poi aveva fatto Cartesio, Galilei, Newton e quanti altri hanno invece, come dire, costruito quella filosofia, come diceva Maurizio ieri, dell'esattezza e quindi di un mondo meccanicisticamente inteso, diciamo governato dalle leggi di natura. Invece Bruno parla di una natura, come dire, vivente, come vi dirò, di una natura vivente in grado di produrre sempre infinite forme, quindi non regolate da leggi costanti, ma appunto in Bruno, come vedremo, c'è il tema della vicissitudine, della mutazione, della variazione infinita delle forme. Ora, in Bruno naturalmente vi sono molti temi, io non potrò naturalmente in questa nostra discussione di stamattina esaurire tutti i grandi temi di cui Bruno parla, però ecco, il mio obiettivo sarà quello di far confluire un po' la nostra discussione su Bruno proprio su quest'opera che Bruno scrive nel 1584 a Londra e che ha per titolo appunto Lo spaccio della bestia trionfante. Però è necessario, come dire, fare un percorso un po' a ritroso perché noi possiamo rilevare l'importanza di quest'opera e collocarla all'interno del percorso che Bruno fa, che è un percorso veramente straordinario, direi. Straordinario è anche perché Bruno non è stato soltanto un autore napoletano, un autore italiano, ma il suo, come dire,
la sua ricerca, il suo confronto è senz'altro di respiro europeo. Ecco, un primo elemento che noi dobbiamo sottolineare quando parliamo di Bruno è che Bruno è un filosofo europeo che si è confrontato con tutti i temi che l'Europa affrontava in quel secolo pernicioso che è il Cinquecento. Vorrei ricordarlo, il Cinquecento è l'epoca della riforma, il Cinquecento è l'epoca delle guerre di religione, il Cinquecento è l'epoca, come dire, della costruzione degli stati nazionali, la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, e la frantumazione politica dell'Italia, come sapete, diciamo, costituita dalle 300 patrie, da molte nazioni, da molti regni, come appunto il Regno di Napoli, in cui Bruno è nato a Nola, come lui diceva, e espresse davanti ai giudici, agli inquisitori veneti. Chi se ricordo bene, io sono nato nel 1548 da Fra Ulissa Savolina e da Giovanni e Bruno, appunto, che era un soldato. Tra l'altro il padre di Bruno è stato anche da queste parti a fare il soldato, a Ruvo, a Molfetta, eccetera, diciamo, come i documenti attestano. Per cui Bruno nasce lì, nasce in questa cittadina Nola, vive un'infanzia direi quasi felice, essendo figlio unico. I genitori fanno molti sacrifici perché vedono nel figlio, diciamo, un promettente, diciamo, un ragazzo di intelligenza vivace, quindi lo sostengono nei primi studi e lo mandano, quindi dove lo possono mandare in quell'epoca se non a Napoli. E quindi lui frequenta il seminario di Napoli, ci arriva lì nel 1562 e per 3 anni segue questo seminario, e come lui dice nei costituti veneti, e poi alcune indicazioni le ritroviamo appunto nelle sue opere, nei suoi riferimenti autobiografici, parla di due autori cui lui rimane legato fino alla fine della sua vita. Uno si chiama il Sarnese, così lo chiama Bruno, e pare che da lui abbia acquisito, diciamo, soprattutto quella cultura aristotelica di cui si è assolutamente impadronito. Ecco, Bruno diventa uno degli autori, come dire, più competenti dell'aristotelismo del suo tempo, conosce bene Aristotele. Naturalmente quando parliamo di aristotelismo parliamo anche di Tommaso, di San Tommaso, di cui lui diventa un grande, come dire, conoscitore delle opere. Un altro personaggio che lui cita è Teofilo da Vairano, così lo chiama, ed è così profondamente legato Bruno a questo filosofo napoletano che addirittura darà, diciamo, il nome di alcuni suoi personaggi più importanti dei dialoghi italiani proprio a Teofilo di Vairano, ma lo chiamerà soltanto Teofilo, da cui apprende, diciamo, un altro aspetto importante della cultura del tempo, cioè il neoplatonismo. La cultura platonica e neoplatonica tipica naturalmente delle filosofie rinascimentali. Oltre a questo, Bruno naturalmente esce dal seminario. Ricordo a tutti che Napoli era la città, era la New York del tempo, 550.000 abitanti, era la città più grande d'Europa, più grande di Londra, più grande di Parigi, ed era anche la città, come dire, della plebe napoletana, diremmo oggi della cloaca. Era una città piena di ogni cosa, e anche di truffatori, prostitute, ladri, farabutti e così via. E Bruno frequenta questi ambienti anche perché il convento di San Domenico, dove lui entra nel 1565, proprio si affaccia, diciamo, in una piazza frequentatissima da questo, diciamo, da questo popolo, da questa plebe napoletana, e lì frequenta, diciamo, naturalmente è proibito farlo, ma frequenta le lezioni di un certo Valla, che insegna a Bruno la cosiddetta arte della mnemotecnica. Sono questi elementi importanti che vedremo come via via, come Bruno, riferendosi a questi tre ceppi, diciamo, quasi una radice della sua filosofia, poi abbia costruito su queste, diciamo, premesse la sua grandiosa, appunto, costruzione sia cosmologica ma anche ontologica e anche etica. Bruno entra in convento a 17 anni, a 17 anni compiuti, quindi è impensabile che sia entrato per vocazione, ma entra perché, come dire, è l'unico modo per poter continuare a studiare, perché il seminario di San Domenico Maggiore a Napoli, come dire, ospita una delle biblioteche più importanti nel nostro paese in quel periodo, vengono anche studiosi da fuori a studiare, e Bruno naturalmente
vive lì perché ha a disposizione ciò che non potrebbe avere in nessun altro luogo, né a Nola né altri luoghi napoletani. E quindi a 17 anni lui diventa novizio e poi diciamo fino al 72-73, quando vestirà l'abito diciamo di sacerdote e celebrerà la sua prima messa in un paesino vicino Napoli. E proprio in quegli anni noi veniamo a sapere proprio dai costituti veneti che Bruno subisce un primo processo. Subisce un primo processo, diciamo, perché c'è un suo collega che lo denuncia, in quanto Bruno pare abbia detto a un suo collega: che cosa stai leggendo? Stava leggendo le sette allegrezze di Santa Maria, diciamo, della Madonna. Dice: che cosa stai a leggere un libro del genere, che è un libro assolutamente inutile? Leggi la storia dei santi padri della Chiesa. E Bruno fu richiamato, diciamo, dal suo superiore e subì un primo processo, perché il problema, diciamo, l'accusa che si faceva a Bruno era un'accusa legata al cosiddetto, diciamo, trinitarismo. Bruno metteva in discussione che potesse essere, come dire, filosoficamente concepibile la Trinità, cioè il fatto di mettere insieme, come dire, la divinità e l'umanità, Dio e l'uomo, cioè non riusciva a capire come Dio potesse umanizzarsi e come l'uomo potesse inviarsi, diciamo così, e non poteva capirlo perché non poteva capire, dice Bruno, dal punto di vista filosofico, come le tre persone potessero poi ridursi in una. Cioè lui non poteva proprio capire il termine persona, diceva lui, perché questo termine non esisteva neppure nelle opere di Sant'Agostino, disse diciamo ai giudici veneziani. È importante questo passaggio perché è lì che si origina, diciamo, uno dei temi fondamentali della sua filosofia, che resterà, come dire, immutato con infinite variazioni, perché questo è un altro elemento del suo pensiero, della sua filosofia, cioè quello di variare continuamente temi che sembrano uguali, no, a prima vista, ma in realtà noi ci troviamo di fronte ad una variazione continua, ad un approfondimento, ampliamento, spostamento degli stessi temi nevralgici su cui lui, come dire, continua a ripensare. Uno di questi, appunto, è il rapporto fra finito e infinito. Ecco, lui quando leggerà Cusano, Niccolò Cusano, autore di un testo, fra l'altro, che si intitola De docta ignorantia, Niccolò Cusano dirà che Dio è incommensurabile all'uomo, no? Fra infinito e infinito vi è un'assoluta, come dire, sproporzione. Non è possibile, appunto, l'esempio che fa Cusano, perché Cusano si serve della matematica anche per dire queste cose, è come il poligono irregolare scritto in un cerchio. Noi possiamo aumentare quanto più possibile i lati di questo poligono, no? Quindi i termini finiti, anche se di numero infinito, e tuttavia questi termini non raggiungeranno mai la circonferenza, cioè l'infinità di Dio. Quindi finito e infinito non sono, come dire, proporzionabili. Bruno resterà ancorato, da un punto di vista filosofico, dico, perché da un punto di vista teologico a Bruno non interessa mai l'aspetto teologico. Ecco, Bruno è poco interessato alla teologia, direi quasi mai interessato alla teologia, quando soltanto, diciamo, discutendo di teologia, questa mette in discussione gli aspetti filosofici del problema, della questione. Quindi questo è un primo elemento. Vedremo adesso questo elemento come si svilupperà, diciamo, nel seguito della sua riflessione. Quindi fra finito e infinito, ecco, uomo e Dio, non è possibile che Dio, che l'infinito produca il finito, e non è possibile che un mondo finito possa essere il prodotto di un essere infinito. Ecco, da un punto di vista filosofico, dice Bruno, io questo non riesco a capirlo. Naturalmente il processo non riguarda soltanto questo aspetto, ma riguarda anche letture private che Bruno fa e non potrebbe farle. Per esempio, lui sostiene, quando se ne va a Roma, scappa, perché? Perché oltre a questo problema scoprono che Bruno aveva in camera sua dei testi di San Girolamo con gli scori di Erasmo. Erasmo naturalmente era un autore proibito, era stato già messo all'indice dall'Inquisizione romana e non si poteva leggere, soprattutto un sacerdote, diciamo un novizio che stava San Domenico Maggiore, giammai poteva darsi a quelle letture. E Bruno dice, lui, prima di andarmene ho buttato i libri nel necessario, cioè nel cesso, diciamo, che usavano in quell'epoca. E se ne va a Roma, scappa, ecco.
è il primo momento. Lui è ancora giovane, diciamo, se ne va via nel 1576 e va a Roma, a Santa Maria della Minerva, e la faccio molto breve. Qui a Roma, paradossalmente, Bruno subisce un altro processo, viene accusato di aver buttato nel Tevere un suo collega, naturalmente una notizia falsa, però Bruno deve andare anche via da Roma, perché nel frattempo hanno scoperto altri testi che lui aveva nascosto a Napoli, e quindi un processo, più un altro processo. Se il primo era andato in qualche modo così, senza, diciamo, conseguenze, poteva in qualche modo essere poi incriminato, appunto, e quindi da Roma va via. Ecco, da quel momento Bruno inizia questa sua peregrinazio, diciamo, diventa un migrante, diciamo, un viandante, un nomade, anche intellettuale, e da quel momento lui attraverserà tutta l'Europa. Va prima a Venezia, poi a Milano, Torino, a Novi Ligure, dove insegna anche ai bambini, insegna l'arte della memoria, le immagini. Sta lì poco tempo, non ci sono spazi per lui in un'Italia ormai, come dire, marginale rispetto al grande dibattito europeo. Molti, diciamo così, critici italiani vanno via, no? È tutta una migrazione dei cosiddetti eretici italiani che vanno a contribuire a quel processo, come di rinnovamento anche della religione, della filosofia, un po' in tutte le corti europee, in Inghilterra, in Francia, in Svizzera, per esempio a Ginevra, no? Di cui Delio Cantimore ha scritto un libro memorabile, che è appunto Storia degli eretici italiani del Cinquecento. E comunque sì, non ci sono spazi. Bruno naturalmente è senza risorse, deve sopravvivere e cerca, che l'unica cosa che può fare è naturalmente quello dell'insegnamento, e cerca e cercherà poi per tutta la vita, come dire, un'occasione per poter svolgere al meglio un mestiere di cui lui si sente assolutamente non soltanto vocato, ma diciamo, come dire, in grado di portare a termine. E quindi oltrepassa le Alpi e va a Ginevra. A Ginevra frequenta l'ambiente italiano, diciamo, degli eretici, c'è un certo marchese Caracciolo di Napoli che lo accoglie. Gli trova anche un lavoro come correttore di bozze, che sarà utile anche perché lui seguirà le sue opere a stampa a Parigi, ma soprattutto a Londra, e poi anche a Wittenberg, a Helmstedt, a Praga, dovunque lui va, pubblica subito le sue opere pronte, perché Bruno naturalmente anche in tutto questo, come dire, confusione, voi potete immaginare, no? Uno che viaggia naturalmente per andare, non so, da Novi Ligure a Ginevra, vi lascio immaginare quanta strada uno deve compiere nel 1500, quindi con i materiali che porta dietro di sé, ma soprattutto Bruno porta con sé quello che costituisce anche un elemento straordinario della sua personalità, e cioè la sua memoria. Lui ha una memoria veramente prodigiosa, a parte l'arte mnemotecnica, cioè la tecnica della memoria, di cui Bruno si impadronisce in maniera straordinaria, ma anche, diciamo, forse una dote naturale che aiuta Bruno a portare con sé tutte le letture che lui ha fatto e che continuamente noi troveremo citate nelle sue opere a memoria, con tante variazioni. E quindi va a Ginevra, lavora in questa collezione di bozze, anche lì lui frequenta l'università. E, scusate l'espressione, il trombone di torno, diciamo, il deputato, il grande filosofo che insegna all'università, naturalmente Bruno scopre subito che non è all'altezza, diciamo, del suo compito, e lui pubblica, proprio perché lavora nella tipografia, pubblica subito diciamo, un libricino in cui evidenzia i molteplici errori che il filosofo fa durante, diciamo, le sue lezioni. Non vi dico cosa succede, Bruno viene inquisito, naturalmente anche lì subisce un processo. Di queste cose abbiamo anche notizie certe. Bruno si converte, diciamo così, al protestantesimo, abiura, no? Però subito dopo l'abiura, perché anche lì Michele Serveto è stato bruciato vivo anche a Ginevra dai calvinisti poco tempo prima, non c'è da scherzare in quel tempo, e Bruno dovette andare anche via da Ginevra e va a Tolosa. A Tolosa è un periodo in qualche modo più tranquillo, e a Tolosa insegna 2 anni, diciamo, opere di Aristotele, legge le opere di Aristotele, e anche lì, diciamo, sta bene, ma neanche sta bene, perché la Francia nel Cinquecento è naturalmente pervasa da tutti i conflitti religiosi fra protestanti, diciamo, gli ugonotti e i cattolici, e quindi va a Parigi,
e a Parigi noi lo troviamo subito qualche mese dopo essere arrivato. Lui ci arriva nel 1582 e a Parigi frequenta la corte di Enrico III di Navarra. E addirittura Enrico III di Navarra lo chiama a sé perché sente, diciamo, dai suoi naturalmente filosofi di corte, che c'è questo italiano, questo piccolo uomo, perché Bruno, questo è certo, lo dice anche lui di se stesso, che era piccolo di statura, diciamo un compagnetto, come diceva un suo amico, un compagnetto epicureo per la vita, quindi un personaggio molto vivace, però che non passava inosservato, no? Con una piccola peluria sulla barba. Non abbiamo altre indicazioni, come dire, della figura di Bruno. Lo chiama a corte perché pare che Bruno sia diventato subito famoso a Parigi per la sua prodigiosa memoria. E naturalmente un re ha bisogno, naturalmente, di impadronirsi di una tecnica della memoria, in quanto deve fare discorsi al pubblico continuamente, un po' come accade a Renzi oggi. Però, diciamo, il re lo chiama a corte e Bruno, come tutto contento, diventa subito lecteur royal, così come si chiamava, diciamo un lettore regale, addirittura con una provisione, con uno stipendio, quindi per lui una cosa, una mano dal cielo. E proprio per ringraziare il re di Navarra perché gli abbia dato questo diciamo, riconoscimento, Bruno pubblica la sua prima opera. Aveva pubblicato altre opere, l'Arca di Noè e così via, non vi dico queste cose, poi magari sono state certamente disperse perché non le possediamo neanche oggi. Però ecco, l'opera che Bruno pubblica a Parigi, la prima opera importante, appunto ho portato questa edizione, è Le ombre delle idee, De umbris idearum, seguito da appunto L'arte della memnotecnica. Lo pubblica nel 1582 in latino, pubblica subito dopo un'altra opera in latino che si chiama Cantus Circeus e poi pubblica sempre nel 1582 la prima opera in volgare, in italiano, un'opera, una commedia straordinaria direi, che si chiama appunto Il Candelaio. Ecco, io vi dirò poche cose di questi testi perché non abbiamo tempo per parlare di tutte le opere di Bruno naturalmente, però ecco, mi servono alcuni temi che io mi porterò avanti fino ad arrivare alla bestia trionfante, spero, diciamo, prima del pranzo. Sì, devo, diciamo, essere più veloce. Sì, vabbè, vado più veloce. Dunque, per andare più veloce, diciamo, pochi elementi che, diciamo, di quest'opera, essenzialmente. Bruno porta dentro di sé, con sé, diciamo, tutti gli ingredienti, non soltanto filosofici, ma alchemici, astrologici, magici di quel periodo. Neoplatonismo, aristotelismo, arte della memoria. Bruno non è convinto, non ha una linea ancora tutta sua. Il De umbris idearum non è altro che un testo in cui tutti i temi che costituiranno la base, diciamo, della sua opera sono presenti. Sono presenti. Il rapporto fra finito e infinito, per esempio. Ma soprattutto un altro tema, che sarà uno dei temi che Bruno non muterà se non attraverso, come vi dicevo prima, le continue variazioni, è il tema della, diciamo così, del limite della conoscenza umana, direi. Cioè il fatto che l'uomo può ottenere, acquisire soltanto una conoscenza umbratile. Ovvero noi non possiamo conoscere direttamente la verità. Noi siamo accidenti, siamo esseri finiti, non possiamo accedere alla conoscenza diretta dell'infinito, non possiamo accedere alla conoscenza diretta delle idee, come invece accadeva nel platonismo, no? In Platone, quando l'uomo esce dalla caverna, guarda il sole, no? E comprende naturalmente che il sole è come il bene, no? E da cui tutto dipende, cioè il sole come idea naturalmente del bene, idea diciamo suprema. Ecco, in Bruno non c'è questo, noi possiamo soltanto ottenere una conoscenza umbratile, noi possiamo conoscere soltanto il riflesso della luce, diciamo, sul mondo accidentale. Il libro si apre proprio con una bellissima citazione di Salomone, di Eola Bella sulla Mita, che dice così: mi sono seduta all'ombra di colui che avevo desiderato. E quindi, come dire, noi possiamo sederci soltanto all'ombra della verità, all'ombra delle idee. Fra l'altro non bisogna confondere, l'ombra non sono le tenebre, l'ombra, dice Bruno, è la traccia della luce nelle tenebre
e traccia delle tenebre nella luce. E fa tutta una disamina, che adesso non vi sto a dire in questo momento, sull'ombra. L'ombra è legata al corpo, l'ombra è legata alla luce, no? Gianfranco, che fa questo mestiere, sa meglio di me come la luce, come dire, che si sposta, l'ombra la insegue quasi, anzi fugge via. Invece l'ombra, che è attaccata al corpo, insegue il corpo, per esempio. E quindi Bruno fa tutta una disamina per mettere naturalmente in rilievo, in risalto, qual è il ruolo dell'ombra nel processo della conoscenza. Questo è importante. Cioè, Bruno non rimane mai vincolato, per esempio, ad una mera arte, diciamo, della memoria, cioè imparare delle tecniche per ricordare. No, per lui ricordare significa conoscere, e conoscere significa trovarsi nel cuore delle cose. Questo dice Bruno. E quindi noi dobbiamo costruire un'arte, certamente, della memoria, perché la realtà è fatta di ombre. Noi possiamo accedere soltanto alle ombre, quindi occorre un ordine e una connessione attraverso cui noi possiamo seguire e inseguire in qualche modo la conoscenza dai gradi più bassi ai gradi più alti. Ma quello che si spezza già nel De Umbris Idearum è appunto le gerarchie neoplatoniche. Noi nel platonismo o nel neoplatonismo troviamo delle gerarchie: l'uno, l'intelletto, l'anima e poi magari la materia, o nel caso di Platone, come già diceva Maurizio ieri, da un lato l'iperuranio, il mondo delle idee, dall'altro il mondo delle cose, il mondo dei corpi, anima e corpo, da un punto di vista, come dire, biologico o antropologico, o da un punto di vista ontologico, noi abbiamo il mondo dell'essere, il mondo delle cose transeunte. Bruno rompe questa gerarchia e parla di Zavorre. No, abbiamo le idee, non sono idee soltanto delle cose, come dire, superiori, ma ci sono idee di ogni cosa. Ogni cosa sono le minuzzarie. E in questo, apro una parentesi, la chiudo, molto interessante, soprattutto per gli artisti. Il tema dell'ombra è un tema molto naturalmente dibattuto dalla letteratura, anche precedente a Bruno, ma soprattutto vi ricordo che il tema dell'ombra, così come lo tratta Bruno, è trattato quasi nello stesso identico modo da Caravaggio. Voi sapete come dipingeva Caravaggio, che Caravaggio era arrivato a dipingere bucando la sua stanza, facendo un buco sul soffitto e mettendo, diciamo, degli oggetti o delle figure o dei modelli, naturalmente, al buio, completamente al buio, e quasi che dovesse, come dire, scavare dall'ombra, far venire fuori la luce, ecco, la traccia delle tenebre nella luce o viceversa. Ma soprattutto, non soltanto questo fa Caravaggio. Caravaggio, come dire, i quadri di Caravaggio sono anche importanti e famosi, oltre che bellissimi, come dire, perché Caravaggio ci pone in primo piano un vaso di frutta, le minuzzarie, cioè le cose che apparentemente non hanno dignità, hanno dignità in Caravaggio, esattamente come accade, diciamo, nel De Umbris Idearum di Bruno. Ora, per andare più velocemente, scusatemi, Bruno scrive, dicevo, anche il Cantus Circeus, e nel Cantus Circeus, diciamo, vi è un altro elemento importante anche per la Bestia Trionfante, che è il primo, come dire, rapporto che Bruno ha da un punto di vista di analisi della crisi. Di quale crisi? Della crisi che lui intanto ha trovato a Napoli, nel convento. Se voi leggete le cronache, diciamo del 1500, ma anche del tempo in cui Bruno è nel convento, no? Bruno ci rimane 11 anni, 11 lunghissimi anni a Napoli, le cronache parlano, questo lo dico, diciamo, ad onore degli avvocati, di continui processi, reati di ogni tipo, non commessi dalle persone napoletane, dai cittadini, oddio, dai sudditi napoletani, ma dai novizi, dai sacerdoti, dai frati, dai monaci, dai quei monaci che Bruno aveva visto come Dio, come dei in terra. Per questo era andato a San Domenico, perché i frati domenicani erano coloro che predicavano, che sapevano parlare, e quindi Bruno era rimasto, come dire, affascinato dal loro modo, appunto, di argomentare. Ebbene, è una, come dire, un elenco telefonico di reati, di processi, di condanne a secoli di remi, no? Perché venivano condannati a remare nelle barche, naturalmente, del regno di Napoli, dei signori del regno di Napoli. Ma oltre a questo, la pedanteria, l'inutile pedanteria di molti pseudo, come dire, intellettuali che insegnavano,
no? E quindi con il latino, e quindi non, diceva Bruno, non arrivavano al concetto soprattutto, non riuscivano, no, con le parole ad indicare le cose. E Bruno rimarrà sempre fermo, questo è uno dei suoi aspetti antiumanistici di Bruno, ovvero il fatto che Bruno, come dire, rifugge l'idea dell'etimologia, no, dei bizantinismi, in quanto, lo dico con una battuta che troviamo nella causa Principi et Uno, quando Bruno dice Averroè non sapeva nulla di greco, ma conosceva Aristotele meglio di tutti gli altri. Ciò che è importante sono le cose, sono arrivare nel cuore delle cose, non le parole. E quindi le parole, come dire, molto spesso sono finestre, per usare un termine che noi già conosciamo, che impediscono, deformano, ci portano sulla cattiva strada molto spesso, soprattutto quando in Italia, siamo alla fine del Cinquecento, ci si ostina ancora a rivolgersi ad un umanesimo ormai stantio, che insomma è diventato pesante, no? E che Bruno rappresenterà in alcuni personaggi memorabili delle sue opere, come Manfurio, un personaggio che noi troviamo nel Candelaio, per esempio, che è un pedante, uno, come dire, che vive le sue contraddizioni senza rendersene conto, e uno che magari mentre gli stanno rubando, no? In quel momento che stanno rubando, pronuncia parole latine proprio, che neanche i ladri capiscono naturalmente, e non fa niente, soprattutto neanche si spiega con coloro che lo stanno truffando in quel momento. No, il paradosso è anche questo, come anche nel Candelaio troviamo l'altro personaggio, Bonifacio. Per esempio, Bonifacio è colui che ha una bella moglie, però vuole andare con una prostituta, Vittoria, bellissima, però vuole andare senza soldi. E allora, come dire, architetta, tutta una serie, diciamo, di fatture, si rivolge ai maghi napoletani, a quel sottofondo, a quel sottosuolo napoletano, naturalmente, che si presta a truffare i signori, no? E quindi un mondo tutto capovolto. Oppure l'altro Bonifacio, Manfurio, e l'altro che in questo momento, scusate, non mi viene, però è l'altro che vuole trasformare in oro, attraverso i processi alchemici, e quindi si affida, diciamo, a Cencio, che è un altro truffatore. Quindi un mondo capovolto, un mondo fatto di pedanti, di asini, come Bruno dice, un mondo, come dire, di truffatori, soprattutto un mondo diviso, diciamo, rotto, frantumato, da una parte il sembrare e da una parte l'essere, ecco. Nel senso che la contraddizione che Bruno rileva in queste opere è appunto quella contraddizione che vi è fra il dentro e il fuori, fra il sembrare e l'essere, e che in quel periodo Bruno affida, come nel canto su Circeus, ad una maga, la maga Circe, che è una delle protagoniste del canto Circeus, che deve in qualche modo riabilitare, ecco, risolvere questa frattura. In che modo lo fa? Trasformando gli uomini in bestie, come faceva la maga Circe, però togliendo loro che cosa? Le mani, diciamo così, soprattutto è la parola. Mani e parole, che sono i tratti naturalmente distintivi, caratteristici dell'uomo, ma sono i tratti, come dire, che hanno fatto sì che gli uomini potessero entrare in quelle contraddizioni e, come dire, far vivere quella crisi. Vedremo come nella Bestia Trionfante Bruno superi in qualche modo questa concezione. Ma vado avanti perché veramente il pranzo è quasi pronto. Sta arrivando l'ombra della luce. Troviamo naturalmente molti altri elementi che tralascio, come il tema per esempio della vicissitudine, il tempo tutto toglie e tutto dà, no? Io in questa sera che aspetto il giorno, se è giorno aspetto la notte, se è notte aspetto il giorno, e lui dice con questa filosofia l'animo mio si ingrandisse, no? E quindi diciamo si apre verso una nuova prospettiva. Fatto sta che Bruno si lega all'ambiente cosiddetto dei Politiques a Parigi. I Politiques sono un gruppo di intellettuali vicino al re di Navarra che cerca di addomesticare un po' le tensioni, i conflitti, cercando di porre il problema della tolleranza, soprattutto fra i vari schieramenti religiosi. Allora, finché il partito dei Politiques ha successo, Bruno a corte, frequenta la corte e così via, ma quando il partito dei Politiques, come dire, diventa minoritario, viene più, come dire, reso oggetto di aggressioni, non soltanto verbali, il destino di Bruno si lega a quello dei Politiques, che dovrebbe andare via, anzi deve andare via da Parigi, e Bruno va via da Parigi. Però
da Parigi si porta un'altra cosa. Che cosa si porta da Parigi? Si porta una delle più grandi novità del tempo, si porta il copernicanesimo, la scoperta del copernicanesimo, la scoperta di Copernico, le cui opere vengono pubblicate naturalmente postume, con delle postille, naturalmente senza dire che quelle sono postille appunto postume, appunto, no? Ma si fanno passare per Copernico presentandolo semplicemente come un testo di un fisico, diciamo un testo di un matematico, come un'ipotesi più che altro dal punto di vista fisico, e quindi la Chiesa tollera in qualche modo, almeno fino a un certo punto, perché poi anche Copernico sarà messo all'indice, l'opera di Copernico. Ma Bruno soprattutto non soltanto legge Copernico, ma assiste ai dibattiti sul copernicanesimo nella corte di Enrico III. E quindi a Londra, oltre il neoplatonismo, oltre l'aristotelismo, oltre l'arte magica, eccetera, eccetera, le sue tre opere, ma anche un'altra opera che appena arriva a Londra lui pubblica, il Sigillum Sigillorum, il sigillo dei sigilli, arriva a Londra. E a Londra arriva con l'ambasciatore francese a Londra, un certo de Mauvissier. E lui vive in qualità di gentiluomo in questa casa di Mauvissier. Appena arriva a Londra, cosa cerca di fare Bruno? Quello che cerca di fare sempre, di insegnare. E dove può insegnare? Nella grande università di Oxford. E lui subito arriva a Londra nell'aprile del 1583 e già nel giugno va a fare una visita ai professoroni di Oxford. Va lì, cerca insomma di farsi conoscere, perché preme lui la voglia, diciamo, perché ha delle cose da dire evidentemente ai suoi studenti, e diciamo gli concedono, dopo varie peripezie che non sto qui a raccontarvi, gli concedono un insegnamento. Lui ritorna contento, diciamo, va di nuovo a Londra, poi ritorna di nuovo e inizia ad insegnare. Ad un certo punto lo bloccano. Perché? Perché scoprono insomma che quello che Bruno dice, uno dice, ma questa cosa io l'ho sentita, va nella biblioteca e legge chi? Marsilio Ficino, e dice questo qui sta plagiando Marsilio Ficino senza dire niente, quindi fa passare per filosofia sua ciò che filosofia sua non è, e quindi lo prendono, come dire, in castagne. Naturalmente si sbagliano in modo grossolano, perché naturalmente non riescono a distinguere la filosofia, diciamo, di Bruno da quella di Ficino. Insomma, Bruno dovette andare via, ci sono lettere di Bruno ai pedanti professori di Oxford, ma va via, va di nuovo a Londra, ed è proprio lì, ecco, questa diga di temi, di pensieri, quasi che esplode, come lui scrive, sulle rive del Tamigi. Ecco, sulle rive del Tamigi, scrive lui, è nata la Nolana filosofia, e pubblica uno di seguito all'altro, quelli che secondo me ancora oggi sono certamente i capolavori, non soltanto della letteratura, diciamo, filosofica del Cinquecento, ma direi di una letteratura mondiale, sia da un punto di vista filosofico, ma anche da un punto di vista letterario, perché Bruno scrive in maniera divina, direi, e applica alla sua scrittura molti registri. Diciamo, scrive soprattutto a Londra dialoghi italiani. Perché? Perché a Londra si parla italiano, alla corte di Elisabetta si parla italiano, perché chiunque volesse leggere i grandi, diciamo, autori dell'umanesimo e del Rinascimento italiano, perché, diciamo, l'umanesimo è nato qui, poi naturalmente è diventato un fenomeno europeo, legge gli autori italiani, non a caso si stanno traducendo lì in quegli anni, proprio nel 1583, le opere di Machiavelli, per esempio, ma anche di Alberti, eccetera. E quindi Bruno, come dire, coglie questa occasione per rivolgersi ad un pubblico colto, curioso, che lui conosce e frequenta la corte di Elisabetta, che legge l'italiano, fra l'altro, ancora oggi noi, diciamo, possiamo rilevare nella biblioteca di Elisabetta I tre opere di Bruno, fra cui La Bestia Trionfante, per esempio. Lei possedeva queste opere, anche se pensava molto male di Bruno, no? Lo accusava di essere ateo, eccetera, eccetera. Comunque sia, Bruno a Londra pubblica, uno di seguito all'altro, i suoi capolavori, appunto i dialoghi italiani, pubblica nell'84 la prima opera, che si chiama appunto La Cina delle Ceneri, il cui oggetto principale è copernicanesimo, di cui dirò soltanto poche cose. Subito dopo l'opera filosofica più ardua, più complessa, da un punto di vista filosofico, che è il Della causa principio et uno. Subito dopo ancora pubblica De infinito universo e mondi. E poi queste sono le opere cosiddette, naturalmente Bruno non le cita in questo modo, le citiamo noi per motivi di comodità,
le opere cosmologiche, filosofiche, metafisiche, se volete, e poi subito dopo, a partire dall'84, Bruno pubblica le sue opere cosiddette etiche, e cioè in primo luogo appunto lo spaccio della bestia trionfante, subito dopo la cabbala del cavallo Pegaseo e dell'asino cillenico, e infine, opera grandiosa, gli eroici furori. Ecco, questo è l'arco, diciamo, di tempo, poco più di due anni e qualche mese, Bruno pubblica questi straordinari capolavori. Ecco, è lì che noi troviamo la sua filosofia, naturalmente una filosofia che non termina in queste opere, ma Bruno quando andrà via da Londra e andrà a Parigi, ma poi se andrà in Germania, dove resterà a Wittenberg quasi due anni con tranquillità a insegnare anche in quella università, prima di essere cacciato anche da Wittenberg e di andare a Praga e poi a Helmstedt, dove diciamo, si dedicherà alla scrittura di opere, i cosiddetti capolavori, i poemi francofortesi, il De Minimo, De Monade e De Immenso, e poi finalmente le cosiddette opere magiche, l'ultimo periodo di Bruno, le opere magiche. Noi possediamo oggi, fortunatamente, ancora l'unica, forse, scrittura diciamo, autografa di Bruno, delle opere magiche, hanno acquistato i russi, e ancora oggi c'è Rostov, questo si chiama così, il codice Rostov. Io ho conosciuto Maurizio Rostov, colui che sta studiando da molti anni, è diventato magrissimo, gli occhi diciamo non so, non ce la fa più, perché dice che è una cosa incredibile. Io ho visionato soltanto alcune slide appunto di queste opere che stanno ancora cercando di decodificare, per la verità, e sono ancora in attesa di essere editate, per la verità. Ecco, questo diciamo è l'arco di tempo. Tutti poi conoscete, quando Bruno sta a Francoforte riceve questa letterina di Mocenico, siccome è nei guai come sempre, quindi dice vabbè, ma me ne vado di nuovo in Italia, ma non per andare da Mocenico, ma per andare a Padova, dove lui cerca, in effetti, quando arriva a Venezia, va a Padova, sta tre mesi cercando di insegnare anche all'Università di Padova, non ci riesce, poi è costato andare nella casa di questo gentiluomo ad aprile, e a maggio già Mocenico lo denuncia, diciamo, all'Inquisizione. Ma tralascio questa cosa qui, Bruno poi da lì inizia la sua, come dire, avventura, diciamo, più tragica, naturalmente, della sua esistenza, fino alla fine. Bene, ritorniamo un po' indietro. Scusate, che ora è? Io mi devo regolare. Diciamo, voi che siete ciclisti, ancora 10 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora. Vabbè, velocemente. Diciamo le cose più importanti. La Cena delle Ceneri. Al centro della Cena delle Ceneri vi è naturalmente il copernicanesimo. Però diciamolo subito, senza diciamo equivoci. Un conto è Copernico, un conto è Bruno. Copernico usa questo termine, Bruno, è l'aurora, è in qualche modo l'aurora, ma Bruno è il sole, che viene ad illuminare in qualche modo una sorta di notte europea. Ovvero, se noi pensiamo al copernicanesimo, alla, diciamo, come dire, alla scoperta, per così dire, copernicana, che è consistita, come sapete, quella di trasformare naturalmente la concezione, il paradigma geocentrico in quello eliocentrico, naturalmente, no? E il sole che è al centro e tutto il resto gira intorno, no? Vengono a cadere tutte le dicotomie naturalmente aristoteliche, mondo celeste, mondo terrestre, sublunare, diciamo così, l'etere, i quattro elementi, tutto questo cade, il mondo è omogeneo, non c'è più moto rettilineo e moto circolare eterno, moto rettilineo finito, eccetera, tutto il cosmo, diciamo così, copernicano diventa omogeneo, come dirà anche Galilei naturalmente, però con un limite che molti tra l'altro dimenticano. Anche gli alunni del liceo, dopo aver frequentato 5 anni di liceo, diciamo, non si ricordano che il mondo di Copernico, il cosmo di Copernico, è un cosmo finito. Allora Bruno, memore di quello che abbiamo detto prima, e l'abbiamo soltanto accennato, non abbiamo detto quello che succede per motivi naturalmente di tempo, cioè il rapporto fra finito e infinito, perché un essere, per così dire, una potenza, meglio ancora come usa Bruno dire, infinita, avrebbe prodotto un mondo finito. È illogico, è insensato. Ma il problema è che non è che Bruno dice questo a partire dall'infinito, no, dice questo a partire dal finito. Cioè un mondo, come dire, finito è naturalmente prodotto da un essere o da una potenza finita. Ma che senso ha mantenere, come fa Copernico, il cielo delle stelle fisse?
Allora, quello che fa Bruno, che per noi è una cosa così, ma voi vi prego di immaginare un uomo di quel tempo. Un uomo di quel tempo, quando guardava il cielo, non è come noi abbiamo fatto ieri sera, no? La luna. Quando guardava il cielo, un uomo di quel tempo guardava un cielo che stava, come dire, al di là, no? E il cielo, come dire, il regno dei cieli, appunto, no? E il cielo è il luogo della perfezione, diversamente dal luogo della dannazione. La gerarchia, l'alto e il basso, che naturalmente era il paradigma di tutte le gerarchie, naturalmente, del tempo, no? Dei signori e dei servi, per esempio, ancora, e così via. Bruno non fa altro che salire, diciamo, questa scala copernicana, arrivare in fondo e bucare il cielo delle stelle fisse. E io lo voglio immaginare così, come uno che esce la testa fuori e si trova in un mondo, come dire, infinito, in uno spazio infinito, fatto di mondi innumerevoli. C'è una concezione cosmologica grandiosa, da capogiro, fatto di mondi innumerevoli, nel senso che ci sono molti soli, infiniti mondi, infinite stelle, in uno spazio infinito, eterno, non creato. E quindi, come dire, questa visione cosmologica grandiosa, io, se mi permettete, voglio leggervi un pezzo, anche perché se qualcuno di voi non ha mai letto niente di Bruno, così, come dire, ci avviciniamo un po' alla sua scrittura. Scrive Bruno a questo punto: or ecco quello che ha varcato l'aria, penetrato il cielo, discorse le stelle, trapassati gli margini del mondo, fatte svanire le fantastiche muraglie delle prime o nono o decime e altre, Aristotele, non le 54 sfere concentriche aristoteliche, ed altre che vi s'avesse potuto aggiungere sfere per relazione di vani matematici e cieco veder di filosofi volgari. Così, al cospetto d'ogni senso e ragione, con la chiave di solertissima inquisizione, aperti quei chiostri della verità che da noi aprirsi posseano, nudata la riscoperta e velata natura, ha donato gli occhi alle talpe, illuminati i ciechi che non posseano fissar gli occhi e mirar l'immagine sua in tanti specchi che da ogni lato s'opponono, sciolta la lingua ai muti, che non sapevano e non ardivano esplicare gli intricati sentimenti, rinsaldati zoppi che non valeano far quel progresso col spirito, che non può far l'ignobile e dissolubile composto, le rende non meno presenti che se fossero propri abitatori del sole, della luna ed altri nomati astri, dimostra quanto siano simili o dissimili, maggiori o peggiori quei corpi che veggiamo lontano a quello che ne appresso e a cui siamo uniti. E n'apre gli occhi a veder questo nume, questa nostra madre, che nel suo dorso ne alimenta e ne nutrisce dopo averne prodotti del suo grembo, al quale di nuovo sempre ne riaccoglie, e non pensare oltre. Lei essere un corpo senza alma e vita, ed anche feccia tra le sostanze corporali. A questo modo sappiamo che se noi fossimo nella luna o in altre stelle, non saremmo in loco molto dissimili a questo. E forse in peggiore, come possono altri esseri corpi così buoni ed anche migliori per se stessi e per la maggiore felicità dei propri animali? Così conosciamo tante stelle, tanti astri, tanti ministeri e contemplazione del primo, universale, infinito ed eterno efficiente. Non è più imprigionata la nostra ragione con i ceppi dei fantastici mobili e motori 8, 9, 10. Conosciamo che non è che un cielo, un'etera regione immensa, dove questi magnifici lumi serbano le proprie distanze per comodità della partecipazione della perpetua vita. Questi fiammeggianti corpi sono quei ambasciatori che annunciano l'eccellenza della gloria e maestà di Dio. Così siamo promossi a scoprire l'infinito effetto dell'infinita causa, il vero e vivo vestigio dell'infinito vigore, ed abbiamo dottrina di non cercare la divinità rimossa da noi, se l'abbiamo appresso, anzi di dentro, più che noi medesimi, siamo dentro a noi. Non meno che gli cultori degli altri mondi non la danno cercare appresso di noi, l'avendo appresso addentro di sé, atteso che non è più la luna e cielo a noi, che noi alla luna. Ecco, è un passo naturalmente notissimo della Cena delle Ceneri, no? Ma l'opera di Bruno è disseminata, diciamo, di queste straordinarie, diciamo, descrizioni
che non sono soltanto descrizioni, ma sono, come dire, l'anima della sua stessa filosofia. Naturalmente, diciamo, mi avvio almeno a citare qualche cosa dello spaccio, poi magari se resta qualcuno possiamo anche continuare la nostra discussione, diciamo. Però Bruno non soltanto fa questo, cioè non soltanto cerca di sostituire un paradigma cosmologico ad un altro paradigma cosmologico, non rimane vincolato, diciamo, ad una rappresentazione puramente cosmologica. Bruno cerca di tirare le conclusioni, diciamo, le conseguenze, perché, diciamo, a quella concezione è legato tutto un universo di valori. Se quella concezione viene meno, anche quell'universo di valori viene meno. E quindi occorre innanzitutto giustificare filosoficamente il copernicanesimo. Copernico non l'aveva fatto, per esempio. Occorre giustificare filosoficamente. Qual è il rapporto fra il tutto e le singole parti, per esempio? Qual è il rapporto ancora al centro della sua meditazione fra finito e infinito? Qual è il rapporto fra il Dio, i mondi e l'infinito? E quindi l'opera più ardua da un punto di vista filosofico è della causa, principio et uno. Io vi cito il cuore soltanto di quest'opera, che consiste nella sua concezione forse più, come dire, straordinaria, che ritengono, diciamo, dico questo per diciamo brevità, di un'attualità sconcertante rispetto alla nostra concezione, soprattutto legata alle nuove sensibilità ecologiche o olistiche, diciamo, dell'universo. Ovvero il fatto che Bruno rifiuta l'idea aristotelica che ci sia una forma e una materia, ma soprattutto rifiuta l'idea che ci sia una materia amorfa, che riceve la vita dal di fuori, no? Quindi una materia passiva e una forma invece attiva, no? Questa dicotomia non ha più senso in un universo infinito in cui non c'è né destra né sinistra né alto né basso, in cui c'è una omogeneità ontologica fondamentale, tutto è sullo stesso piano, la formica e l'uomo. Quindi Bruno rifiuta naturalmente uno dei perni del rinascimento umanistico, soprattutto, cioè l'antropocentrismo, no? La dignità e eccellenza dell'uomo. Bruno vive il disincanto, esattamente come Alberti, come Guicciardini, come Machiavelli. Bruno è il filosofo del disincanto, cioè che la vita, la sua filosofia della vita, che è una filosofia opposta a quella della natura, quella di Galilei, di Spinoza, di Cartesio, no? Quelli che vogliono il mondo fatto, diciamo, come di leggi costanti, eterne, no? Di esattezze. In Bruno invece abbiamo questo tema della vicissitudine, questo tema di una materia vivente. Cioè la materia riceve la vita dal di dentro, e quindi la sua concezione mette insieme tre parole fondamentali: vita, infinita, materia. Cioè il mondo, l'universo, noi siamo fatti così. Non c'è una materia amorfa, la materia è vivente, perché il fiore si spiega, come dire, dal di dentro, esplica e nasce il stipe, forma i petali, i branci, i rami e così via. Tutto va in giù e in su continuamente, producendo infinite forme. Quindi vi è una ricchezza straordinaria, cioè una natura in grado di produrre da sé, non come, dice lui, come il ghiaccio è privo di calore, no, ma come una pregnanza. Fa questo esempio bello di una pregnanza. La pregnanza è senza la sua prole, però la pregnanza, quando è pregna, è da dentro che nasce la prole. Esattamente come un altro esempio che lui fa, come una voce in una stanza. Cioè la voce va dappertutto. E quindi lui parla di, come dire, di un'unica sostanza di cui è fatto l'universo. E questa unica sostanza è appunto la materia, vita, infinita, vivente. Appunto questa e cerca di, naturalmente, di spiegare dal punto di vista filosofico, di dimostrarlo anche, diciamo, dal suo punto di vista, naturalmente i rapporti fra la causa, il principio e uno. Uno è la sostanza, dice lui, uno è la forma, uno è la materia. Quindi in lui, come dire, forma e materia coincidono. Così come coincidono Dio, nella causa almeno è così, e l'infinito. Cioè Dio che fa tutto, può tutto, è tutto, no? Ed è prima anche di tutto, però non è colui che crea, non è più la persona, ma Dio è nelle cose. Dio è nelle cose, e se è nelle cose è anche dentro di noi, perché cercarlo fuori di noi, come abbiamo letto in quel passo?
E quindi il mondo diventa, come dire, divino da questo punto di vista. E quindi lui cerca di giustificare in questo senso, da un punto di vista filosofico, la concezione, per così dire, copernicana, che non è più quindi limitata ad una semplice concezione cosmologica, ma diventa, come dire, la nuova filosofia, la filosofia nolana, una nuova filosofia, una nuova visione del mondo. E naturalmente, e mi avvio, diciamo, alla conclusione, questa nuova filosofia non può limitarsi semplicemente ad una rappresentazione, come di carattere metafisico, di una giustificazione filosofica. Se quelli, i valori dominanti, avevano prodotto quella concezione, quindi avevano prodotto anche nell'epoca sua i pedanti, gli asini, perché lui si è ancora anche al lamento ermetico, all'ermetismo del suo tempo, e anche qui diventa una cosa tutta sua, cioè il fatto che il mondo, dopo un'epoca, come dire, di crescita, di luce, si avvia ad un mondo di oblio, di tenebre, di dissoluzione. E lui pensa, proprio perché c'è Copernico, c'è lui, no? Lui il Mercurio della nuova aurora, che il mondo sia ormai arrivato alla sua, diciamo, al suo traguardo, un mondo decrepito. E quindi la mente ermetico apre nuove prospettive di una nuova realtà imperniata intorno, come vedremo, al concetto di giustizia. E quindi è necessaria un'etica, una nuova etica. L'uomo non è più al centro dell'universo, l'uomo è decentrato come tutti gli esseri. E quindi il problema di Bruno è cercare di capire se l'uomo, nonostante sia ontologicamente uguale alla bestia, vi è qualche differenza che gli consenta in qualche modo di raggiungere una libertà. Se c'è uno spazio per modificare la sua condizione. E quindi le opere etiche e lo spazio, in questo senso termino qui, si presenta in questo modo. Ecco, lo spazio che cos'è? Bruno prende a prestito, ma lo fa per una questione di comodità, no? Oggi uno, no, magari si mette pure a parlare di calcio, perché tutti conoscono, magari, non so, ditemi un calciatore, cioè, Messi, uno conosce Messi, no, Ronaldo e così via. Al tempo di Bruno invece tutti conoscevano, per esempio, le Metamorfosi di Ovidio, ma non perché l'avevano letto, ma perché le Metamorfosi di Ovidio riprendevano temi antichi, per esempio riprodotti da Iginio, riprodotti da Eratostene e così via, cioè dei segni zodiacali, ovvero di quello che si chiamava in termini tecnici la catasteristica. Cioè la catasteristica non è altro che quell'operazione che mette insieme i segni zodiacali ai miti, in modo particolare ai miti classici, no? Far diventare, non so, la costellazione le Pleiadi, per esempio, o la costellazione l'Orsa Minore, l'Orsa Maggiore, mettere lì Ercole, Androne, tutta una serie, diciamo, di miti greci, no? Questa è la catasteristica, di unire in qualche modo, di assemblare, per così dire, i miti alle costellazioni. E quindi prende a prestito le 48, i 48 segni zodiacali che noi ritroviamo pari pari nelle Metamorfosi di Ovidio. E quindi lì c'è una sorta di consiglio. Giove, ed è bello questa immagine, perché tutti poi se lo dimenticano quando parlano di questo. Giove, scrive Bruno senza equivoci all'inizio dell'opera, è ognuno di noi. Giove è un individuo che all'inizio non era Giove e alla fine può essere anche diverso da Giove. Cioè l'individuo può trasformarsi. Certo, non può fare tutto, non può inviarsi, per esempio, eh? Non può conoscere la verità, la sua conoscenza rimane sempre un bratere. Io non conosco l'uno, conosco il mondo delle vicissitudini, il mondo dell'infinito, dove dentro c'è tutto. E quindi io sono costretto a conoscere l'ombra. L'infinito è il simulacro, dice lui, della primogenita natura. È un simulacro, è un'ombra di Dio, diciamo così. E quindi i 48 segni zodiacali che sono lì nel cielo e costituiscono i vizi. I vizi. Tutti i vizi che l'umanità fino a quel momento ha quasi, come dire, cristallizzato nel cielo, e naturalmente il cielo è il riflesso dei vizi della terra, no? Dove non i meriti, ma l'ozio, no? Dove non la fatica, ma non la conoscenza, ma la pedanteria, la sinità, l'ignoranza, la perfidia, tutto quello che Bruno aveva descritto nelle sue opere, come dire, nel Candelaio, quel mondo, come dire, che ondeggia, no? Dove sembrare d'essere sono completamente disgiunti. E quindi di fornire con quest'opera, come dire, una possibilità, una sorta di modello cui poter riferirsi, in cui
La fortuna, scrive delle pagine sulla fortuna straordinaria Bruno, la fortuna deve trasformarsi in provvidenza, e dove la verità deve potersi trasformare in giustizia. E qui Bruno, come dire, ha come riferimenti polemici, non ho mai parlato di questo, però è tutta l'opera di Bruno, si concentra su questo, perché non si capisce perché l'hanno bruciato vivo, critico ferocissimo della religione riformata, della giustizia sola fide, quella che voleva Lutero, no? Quella che salvava senza i premi, no? Sola scrittura, sola fide, è sufficiente, non bisogna lavorare, non bisogna conoscere, non bisogna darsi da fare per meritare il premio, per meritare la salvezza, no? E Bruno prende questo come, ed è bellissimo, come Bruno riprende le opere di Copernico, di Lutero, e le capovolge nelle sue opere, le capovolge. Uno non si accorge che sta parlando di Lutero contro Lutero, se in qualche modo non legge attentamente le opere di Bruno. E quindi l'obiettivo polemico diventa, secondo Bruno, come dire, una forma di religione, che è una forma di religione dell'ozio, che fa addirittura l'elogio dell'età dell'ozio. E quindi anche in questo momento Bruno si distacca da Erasmo, si distacca dagli altri, tutti coloro che vogliono attraverso la renovazio ritornare indietro, ritornare all'età dell'oro. Ma che età dell'oro? Ma nell'età dell'oro erano bestie gli uomini, erano più stupidi delle bestie, perché non lavoravano, non si davano da fare, perché bastava prendere le pome, dice lui, dall'albero quando avevano fame. Non c'era l'industria, non c'era niente. Invece Bruno mette insieme in bellissime pagine l'intelletto e la mano. E quindi l'opera dell'intelletto non può procedere senza anche l'opera della mano. Di più, nella capra del cavallo Pegaseo è la mano che caratterizza l'uomo, non tanto l'intelligenza, perché ci sono animali più intelligenti degli uomini, dice lui. E questo è coerente rispetto alla sua impostazione, come dire, ontologica, fondamentale, della assoluta uniformità e uguaglianza. Però Bruno non è il filosofo dell'uguaglianza, da questo punto, sul piano ontologico sì, ma sul piano, come dire, delle vicissitudini umane, della civile conversazione, no. Sono coloro che devono essere premiati, sono coloro che valgono ad essere premiati. Invece, un po' come accade oggi, noi troviamo nei posti di comando la mediocrità, la pedanteria, la sinità. Di questo ci distogliamo anche noi lo sguardo dal cielo delle costellazioni moderne. È la stessa cosa, ecco perché Bruno è di un'attualità sconcertante da questo punto di vista. La fortuna, per esempio, la fortuna è cieca, dispensa tutte le sue cose, non date la colpa a me se tu sei ricco, tu sei povero, tu sei bello, tu sei brutto, io faccio le stesse cose senza guardare in faccia a nessuno. Ma se un principe è sulla sedia, che è forfante, non sono io la colpa è di voi altri, che non l'avete sforfantato e spoltronato prima, dice Bruno. Quindi, come dire, vi è uno margine di libertà di quel Giove che da non Giove divenne Giove. E quindi si dà, è bellissima l'immagine, magari vorrei finire leggendovi questo piccolo passo, perché lui chiama a consiglio tutti gli dei, dice, voglio, oh, e cosa dobbiamo fare adesso? Vogliamo dare spaccio a questa bestia trionfante? La vogliamo togliere dal cielo? La vogliamo far andare via sulla terra, anzi? E quindi il consigliere di si prende 3 giorni di tempo, lui dice dopo pranzo, naturalmente, dobbiamo fare questo consiglio a stomaco pieno, perché non si sa mai. Naturalmente il consiglio tutti fuggono, perché nel consiglio dice lui chi non vuole venire perché non vuole stare con quello, il viceministro che non parla con il ministro, Maurizio, cioè, no, quello che ce l'ha con quello che non vuole naturalmente farsi avanti, no? Che vuole stare zitto e così via. Però il consiglio si deve fare perché Giove è Giove, fanno i consigli e quindi ragionano su ogni costellazione, prendono l'orsa e al posto dell'orsa minore mettono la verità. E Bruno scrive pagine meravigliose su questo, sulla verità, sulla sofia, sulla prudenza, sulla provvidenza. Togliamo Ercole? Basta con Ercole, mettiamo la fatica, la fortezza al posto di Ercole. E proprio perché c'è il toro, lo vogliamo anche dire, il toro che rappresenta nei vizi la lira disordinata, naturalmente va giù, va a pascolare insieme ai montoni nella valle di Torino, Taurino, e al posto di Ercole ci mettiamo la fortezza e l'ira armonica. L'ira è importante, serve l'ira, non è che dobbiamo eliminarla, però non è più l'ira disordinata, è un'ira più tollerante,
più armoniosa, perché serve la fortezza. La legge senza la pratica per le conversazioni civili non la dobbiamo accettare, non dobbiamo accettare soltanto la teoria. Bruno, ragazzi, è un filosofo della praxis, come dice Michele Ciliberto, della praxis, cioè dell'operare dell'uomo, perché l'uomo ha la mano e senza la mano non può far nulla. E quindi queste 48 costellazioni vengono spacciate via dal cielo, cacciate via, e al loro posto, diciamo, salgono le virtù di Bruno, di cui non abbiamo il tempo di raccontare. Allora, dice Giove, che mette, diciamo così, invita tutti quanti gli dei, anzi ordina gli dei di farsi tutti avanti, facciamo questo consiglio, così come lui si esprime, e ragiona così. Perché qua Giove, che rappresenta ciascuno di noi, scrive Bruno fra parentesi, come da concepito nacque, da fanciullo dovenne giovane e robusto, e da tale è divenuto e diviene sempre più e più vecchio d'inferno, così da innocente ed inabile si fa nocivo ed abile, diviene tristo, e talora si fa buono, da ignorante savio, da crapulone sobrio, da incontinente casto, da dissoluto grave, da iniquo giusto, al che talvolta viene inchinato dalla forza che gli viene meno, e spinto e spronato dal timore della giustizia fatale e superiore agli dei che ne minaccia. Nel giorno dunque che nel cielo si celebra la festa della giganteomachia, la festa dei giganti, in cui i giganti festeggiano il loro successo sui titani, vuole effettuare e definire questo padre quello che per qualche spazio di tempo avanti aveva proposto e determinato. Come un uomo, per mutar proposito di vita e costumi, prima viene invitato da certo lume che siede nella specola, gaggia o poppa, della nostra anima, e qua forse significato quasi sempre per momo, propone dunque agli dei ciò che esercita l'atto del raziocinio interno, eccetera, eccetera, insomma, alla fine dice, ma vorrei non dopo cena, vi prego, non venite dopo cena, e nella notte dell'inconsiderazione, e senza solo di intelligenza e lume di ragione, non a digiuno stomaco la mattina, cioè senza fervor di spirito ed essere ben scaldato dal superno ardore, ma dopo pranzo, cioè dopo aver gustato ambrosia di virtuoso zelo ed essere inibito del nettere, inibito del divino amore circa il mezzogiorno nel punto di quello, cioè è quanto meno ne oltraggia di amico errore, più ne favorisce l'amica verità in termini di più lucido intervallo. Allora si dà spaccio alla bestia trionfante, cioè agli vizi che predominano e sogliono conculcar la parte divina, si ripugna l'animo dai errori e viene a farsi ornato dei virtudi, e per amore della bellezza che si vede nella bontà e giustizia naturale, e per desiderio della voluttà conseguente da frutto di quella, e per odio e tema della contraria difformità e dispiacere, diciamo Bruno,